Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante, calzature e pelletterie a Vallo della Lucania in via Angelo Rubino e ad Agropoli in via Pio X 70. Infante calzature. Buonasera, buonasera a tutti, un weekend di grosse polemiche, quello che si è concluso proprio ieri. Noi naturalmente torneremo su queste polemiche con importanti colleghi, soprattutto della stampa. Buonasera ad Alessandra Dorsi. Buonasera Sergio, buonasera a tutti. È tornata, la settimana scorsa non c'è stato, dobbiamo dire che è tornata anche dopo un defilé coordinato e presentato a Frascati, è vero o no? Sì, è vero, una bella serata, dopo magari Emanuele se ne parlerà meglio. E quindi ha già presentato Emanuele Sicignano, che naturalmente torna nei nostri studi insieme con Antonio Pesca, Valentino Viviani, che sono consuetudinali opinionisti, e il direttore nonché opinionista di MPA e direttore di Voce Sport, Ennio Carabelli. Buonasera, buonasera Ennio. Buonasera. E Andrea Laganà, che invece è un emerito nostro collega in provincia di Salerno, battipagliese, che ci esporrà soprattutto cosa è successo poi in Battipagliese e Savoia, una partita che la nostra emittente ha seguito da vicino, perché anche lì la coda è stata molto polemica e sicuramente anche qui qualcuno ha visto delle streghe, poi ne parleremo. Però il primo servizio della serata è un servizio che abbiamo un po' rispolverato negli archivi di internet, di YouTube, e ve lo proponiamo subito, vediamo di che si tratta. 29 maggio 1985. Gli occhi degli appassionati di calcio sono tutti rivolti a Bruxelles, dove sta per disputarsi la finalissima di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Sui teleschermi scorrono le immagini di un pomeriggio come tanti, ma appena un'ora prima dell'inizio della partita lo scenario cambia. La tragedia della morte entra nel tempio dello sport. Un muro, quello che divide gli spalti dal campo, crolla sotto il peso dei tifosi. Il panico si diffonde e scoppia il caos. Chi può cerca di fuggire verso il campo, e una corsa disperata che non tiene conto delle persone cadute a terra. Muoiono 39 persone schiacciate dal peso della calca, 32 sono italiani. Eravamo proprio a ridosso degli inglesi, ci divideva una rete da pollaio. A un certo punto gli inglesi, premendo perché non ci stavano più, avevano anche quelli, l'ho poi saputo, che non avevano biglietti, sono entrati comunque, hanno divelto la rete e sono arrivati di qui con bottiglie di birra rotte. Allora, approfittando di questo spazio, sono sceso velocemente fino al campo, ho chiesto l'aiuto di alcuni, abbiamo alzato la rete che portava sul campo, siamo passati sotto e siamo diretti velocissimi verso la tribuna centrale. Lì siamo stati accolti, non più di 3 minuti dopo è caduto il muro, un gran tonfo, e abbiamo cominciato a vedere il disastro. Vedevamo dei feriti portati su barelle, altri usavano per barelle parte addirittura delle come si possono dire, si cercava di portare di comodità per questa povera gente che era veramente in condizioni incredibili. Ai tifosi del Napoli, che ieri per l'ennesima volta hanno insultato i morti dell'AISL allo stadio di Torino, lo abbiamo voluto ricordare con queste immagini. Ai tifosi del Napoli, che ieri hanno insultato i morti dell'AISL, lo vogliamo ricordare così. Poi lo ricordiamo a tutte le tifoserie italiane. Insultare quei morti, insultare quella gente, questa è la fine del calcio. Rimanete a casa, fanno bene a non farvi entrare negli stadi. Rimanete a casa con i vostri insulti. Lo dico ai tifosi del Napoli, che ieri a Torino, durante tutta la partita, hanno insultato
con le povere persone morte. Risultati e classifiche della Serie B, Alessandra. Sì, vediamo subito i risultati della Serie B. Bari-Varese 2-1, Brescia-Avellino 0-2, Carpi-Crotone 1-2, Città della Pescara 0-1, Juve-Sabbia-Modena 1-1, Lanciano-Siena 1-1, Novara-Latina 2-2, Palermo-Trapani 3-0, Regina-Padova 2-1 e Spezia-Cesena 2-1. Per una classifica che vede al comando il Lanciano con 26 punti, Palermo e Empoli e Avellino 24, Crotone 23, Cesena 22, Spezia 20, Modena 19, Varese e Latina 17, Pescara 15, Siena, Brescia, Cittadella e Carpi 14, Bari e Novara 13, Trapani e Regina 12, Ternana 11, Padova 10 e chiude la classifica la Juve Sabbia con 7 punti. Chiedo scusa ad Alessandra, ma sul telefono è successo... perché sto ricevendo dei messaggi a proposito della trasmissione, quindi ho sbagliato, adesso ho appena abbassato il volume. Allora vediamo i gol che hanno caratterizzato le squadre campane. L'Avellino dunque ha vinto a Brescia per 2-0, andiamo a vedere le due segnature. Questa è quella di Galabinov, un'ottima segnatura, dobbiamo dire, con la quale il giocatore ha portato in vantaggio la formazione irpina. Rivediamo appunto il gol, un calcio di punizione, un colpo di testa, la palla quasi sfiorata e terminata in rete. Poi è toccato a Castaldo andare in rete nel corso del secondo tempo. Un gol per tempo, dunque l'Avellino regola il Brescia. Qui c'è un po' la responsabilità del portiere che ha calcolato male il pallone probabilmente. Possiamo passare invece alla partita tra Juve Stabia e Modena, conclusa con il punteggio di 1-1, con il gol della Juve Stabia firmato da Vitale sul calcio di rigore. C'è appunto il fallo e il penalty poi assegnato alla formazione delle Vespe. Ecco qui la battuta e il gol appunto di Vitale. Poi c'è il pareggio di Dudu nel corso del secondo tempo, quasi a tempo scaduto. Un gol con l'ausilio della difesa. Però questo Andrea è un ottimo calciatore, questo Dudu, è velocissimo. Sì, sì, è stato bravo a inserirsi anche in mezzo alla difesa della Juve Stabia. Sì, vabbè, ma no, in mezzo praticamente, pure fallo devi fare là, dai, non puoi farlo filtrare in aria, da due minuti dalla fine della partita è ridicolo secondo me. Passiamo al basket, andiamo veloci questa sera, avete visto per questi argomenti, proprio perché dobbiamo insistere su quanto è successo a Salerno. Il basket, l'Agropoli è a punteggio pieno, avendo vinto 6 partite su 6, un rollino di marcia di grande prestigio. Ieri la formazione agropolese ha battuto il Taranto, vediamo il servizio. In modo che ufficialmente viene tolta dalla nostra società, ci sono i ragazzi dell'Olimpia Basket, ci sono i ragazzi anche 13, 14, 17, 19. Andrea, sarai sempre il nostro numero 5. Emozioni e ricordi per la BCC Agropoli. Non si ferma più la marcia dei cilentani. La sesta vittoria consecutiva ottenuta in scioltezza contro il fanalino di coda Taranto permette di mantenere salda la vetta della classifica in solitario. Il successo arriva nella giornata in cui la società del presidente Giulio Russo decide di ritirare la maglia numero 5, quella indossata da Andrea Di Concilio, scomparso in un incidente stradale il 10 novembre 2002. La toccante cerimonia è avvenuta nel corso dell'intervallo della gara con i pugliesi. È un momento magico, quello vissuto dal roster guidato da coach Paternoster. Non è più una sorpresa la compagine agropolese che riesce a confermare buon gioco e prestazioni esaltanti, dimostrando di aver raggiunto la consapevolezza di essere una squadra che mira a traguardi ambiziosi. Se ne accorge anche la matricola tarantina, travolta dal ciclone dell'Agropoli che ha in Serino top player con 23 punti e Romano 22 punti, due autentiche bocche di fuoco. L'avvio è travolgente, con i padroni di casa che mettono subito le regole in chiaro e fanno capire che la serata è ancora una volta di quelle giuste. Il ritmo è travolgente, Romano è un cecchino infallibile, sotto i suoi canestri gli avversari si sciolgono prima del previsto. Il vantaggio a fine primo quarto è già mezza vittoria, 36-7, garantisce una gestione di match agevole senza patemi fino al termine, con la distanza che resta mutata. Alla fine, grande festa. E allora, vediamo subito le interviste del nuovo partita, partiamo da Paternoster, allenatore dell'Agropoli. Sì, dici bene, una bella vittoria, l'ennesima,
di questo inizio di stagione, un approccio alla gara perfetto, una grande intensità difensiva, ci siamo passati la palla molto volentieri e bene in attacco, quindi abbiamo sempre costruito tiri aperti e commentiamo, ti ripeto, una gara in cui tutti i giocatori dal primo all'ultimo hanno dato il loro contributo e quindi sono molto contento di questa vittoria. Per la prossima partita? La prossima partita ci aspetta un turno di riposo giusto che ci servirà per ricaricare un po' le pile, soprattutto anche recuperare gli infortunati che hanno qualche ragazzo ancora qualche acciacco. Detto questo, la prossima sarà in gara casalinga contro il Monteroni, un'altra squadra ostica, però ora ci godiamo questa vittoria e dalla prossima settimana pensiamo a Monteroni. Un'Agropoli che funziona bene in attacco e difesa, l'ho chiesto anche a Marulli, lo chiedo anche a lei, coach Paternoster, di chi è il merito di questo basket Agropoli? Il merito è di tutti, il merito parte lontano, parte il 25 agosto, siamo un gruppo, ti ripeto, che lavora tantissimo, i risultati ci stanno premiando, ci fanno attualmente... Siamo molto contenti di tutto quello che abbiamo fatto finora, però ti ripeto, non siamo ancora stanchi di vincere, vogliamo continuare a farlo, però attraverso il lavoro che facciamo quotidianamente. Quindi questo è il premio del lavoro che stiamo facendo dal 25 agosto. E al microfono di Schiavo sentiamo adesso Marulla, che davvero ha fatto una buona partita. Ci eravamo detti tutta settimana che era una partita non facile, perché si sa che le squadre con delle assenze riescono a tirare fuori quel qualcosa in più che ti permette di fare la prestazione. Ci eravamo detti di partire forte subito al primo quarto e l'abbiamo fatto. Siamo andati sopra di 20, poi è chiaro, praticamente in discesa loro si sono rilassati. Bene così, 6 su 6, devo offrire una cena ai ragazzi, gli avevo promesso e niente. Agropoli che è partita fortissimo in questo campionato, secondo te di chi è il merito? Di tutti, ognuno fa la sua parte, dall'allenatore che ci tiene compatti, i ragazzi umili che lavorano in palestra, tutti bravi ragazzi, da preparatore, massaggiatore, dirigenti, tutto quanto, anche semplicemente dalle persone della città che ti fanno sentire a casa. Ecco, io questo, al di là del palazzetto, come ti trovi qui ad Agropoli? Benissimo, benissimo, come ti dicevo, sotto qualsiasi aspetto non posso lamentarmi su nulla, sia le persone fuori che dentro il campo. Poi è chiaro, quando si vince va tutto bene. Per la prossima partita? Intanto ci riposiamo, abbiamo 2 settimane per lavorarci, poi torneremo sotto, abbiamo ancora in casa, quindi ci aspettiamo ancora il palazzetto pieno e vedremo. Invece in Serie C la formazione del Donato Venia vince a Bellizzi col Tecnomania, dico bene Andrea? Sì. Vince e fa 7 su 7, quindi le due squadre di Agropoli a punteggio pieno nei due campionati di competenze per quanto riguarda il basket. Andrea, credi che ci sia davvero il premio di un grande lavoro dietro ogni compagine di questa di Agropoli? Beh, il presidente Russo sicuramente ha fatto un lavoro negli anni ad Agropoli, importante sicuramente, ha reso possibile quello che abbiamo visto poc'anzi. Meriterebbe forse un po' più di pubblico adesso, dalle inquadrature che abbiamo visto. Quasi 1000 persone. Insomma, 6 vittorie consecutive per questa squadra meritano un apporto ancora più numeroso sicuramente dalla città di Agropoli. Invece noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo della Lega Pro, andiamo a vedere i risultati, la classifica, poi vedremo cosa è successo. Sì, vediamo un po' i risultati della Lega Pro Girone B. Le partite tra Grosseto, Catanzaro e Gubbio Barletta finiscono rispettivamente 1-0 per gli ospiti. Perugia L'Aquila 2-1, Ponte della Lecce 0-0, Prato Frosinone 3-3, Viareggio Ascoli 0-0 e Benevento Pisa 1-1, mentre la partita tra Salernitana e Nocerina è stata sospesa. Vediamo ora la classifica: Ponte d'Ere e Pisa 21, Frosinone L'Aquila 20, Catanzaro 19, Prato 18, Perugia 16, Benevento 14, Grosseto, Salernitana e Lecce 12, Gubbio 11, Ascoli, Barletta e Viareggio 7, Paganese 6, chiude la classifica la Nocerina con un punto. Allora facciamo subito un giro di opinioni prima di vedere il servizio di Antonio Vuolo che ci riassume un po' quanto è successo durante il corso della giornata di ieri. Ennio, una battuta per radiografare quello che è successo.
Tre punti per un momento nella serie dilettantistica della Lega Pro, che ancora devo capire se è pro di che cosa. Andrea? Parliamo di quello successo prima, della gara. In generale, di tutto. Non lo so, io non, quello che non vorrei sentire in questo salotto è una brutta pagina di sport, perché ne abbiamo le scatole piene, perché se ne è parlato dappertutto praticamente. Per me è stata una bella pagina di sport ieri. Io la penso come te, sotto un certo punto di vista, poi capiremo anche le colpe volendo, che ci sono, e anche grosse di qualcuno. Emanuele? Secondo me è una pagina vergognosa. Antonio? La radiografia di quanto sta accadendo in Lega Pro, perché l'hanno scelta e l'hanno voluta questa Lega Pro in alto, e quindi dovrebbero fare prima un esame di coscienza loro. Valentino? Una battuta veloce, è morto il calcio. E andiamo subito a vedere quello che ha messo insieme Antonio Volo in questo servizio che ha un po' compreso tutto. Ore 12.30, Stadio Rechi, Salerno. In scena va il derby Salernitana-Nocerina, o meglio, doveva andare in scena. E per di più dinanzi alle telecamere di Rai Sport. Ma ad andare in scena è solamente la vergogna per un derby che si trasforma in una farsa. 20 minuti di gioco e poi gara sospesa. La Nocerina resta in sé in campo e, come il regolamento vuole, gara sospesa tra lo sdegno del mondo dello sport e non solo. Ma andiamo con ordine. Alle 11.30 il bus della squadra molossa arriva alla Rechi, ma dirigenza e calciatori annunciano di non voler scendere in campo perché minacciati di morte dai propri sostenitori, che un'ora prima avevano fatto incursione presso la sede del Ritiro Rossonero in un albergo a Mercato San Severino. Chiaro è il messaggio degli ultras: se non possiamo partire con voi, questo derby non si deve disputare. Un messaggio rafforzato dal passaggio sul cielo della Rechi di un aereo con tanto di striscione, rispetto per Nocera e per gli ultras. La sfida della Rechi era stata infatti vietata ai sostenitori molossi dalle autorità di pubblica sicurezza. Ma i tifosi molossi non ci stanno e la loro protesta eclatante fa il giro del mondo. Alle 13.10, con 40 minuti di ritardo, finalmente si gioca. I rossoneri senza riscaldamento scendono in campo con t-shirt con la scritta rispetto per Nocera. Il resto è storia nota: secondo minuto e tre cambi, poi il valzer di infortuni con i calciatori ospiti che cadono al suolo come se fossero stati colpiti da cecchini. Dopo 20 minuti di farsa, l'arbitro Sacchi non può che fischiare la fine del match, perché la Nocerina resta in 6. La Nocerina annuncia il termine di missioni di massa, compreso mister e staff tecnico. Alle 15.15 il bus molosso lascia lo stadio e fa ritorno in albergo. Qui inizieranno gli interrogatori da parte degli agenti della Digos per ricostruire quanto accaduto nelle ore della prepartita ed identificare i responsabili delle presunte intimidazioni alla squadra. Vengono ascoltati calciatori, staff e dirigenti. Mentre da Nocera la curva sud smentisce ogni intimidazione. Una cosa è certa: ha perso il calcio, lo sport e le istituzioni sportive e civili. La tanto decantata tessera del tifoso ieri ha mostrato al mondo intero la sua completa inutilità. Nata con l'obiettivo di garantire alla parte sana del tifo di seguire ovunque la propria squadra, finora si è dimostrata un bluff. È impossibile pensare o anche solo immaginare che in uno stato civile e democratico debba essere così difficile organizzare un evento sportivo, che dovrebbe essere aggregazione e non distruzione. Così si distruggono le passioni. E poi non ci lamentiamo se gli stadi italiani sono deserti. Allora, subito un altro giro d'opinione. Ennio, ha detto di più vero Antonio nel servizio? No, io partirei dalla fine, perché l'interrogativo finale non ci lamentiamo se poi alla fine la gente non va allo stadio. Noi siamo in una televisione, probabilmente è controproducente, però io credo che sta lì proprio l'obiettivo, cioè c'è la volontà ferma di evitare che la parte sana del calcio vada allo stadio, con dirette, con insomma inibizione di ogni sorta, perché se poi ci pensiamo bene, paradossalmente la gente che è stata fuori, ora ovviamente ha sbagliato, se saranno accertate le responsabilità, a far valere la propria ragione, quella di essere destinato e non poter andare allo stadio in questo modo, però ripeto, va accertato. Però se vai nel problema, la gente che sostanzialmente non costituisce un problema per lo stadio, i tesserati che aspettavano questa partita e per questo hanno fatto la tessera del tifoso, sono stati fuori. Quelli che non erano tesserati, fondamentalmente, che potevano costituire un problema, sono stati dentro. Allora qui
come ha detto poi Valentino, che c'è la morte del calcio. Allora è qui che non ci dobbiamo lamentare se gli stadi sono vuoti, ma sostanzialmente è tutta una farsa, per quanto mi riguarda, con questa benedetta testa del tifoso, affinché il dio denaro vada nelle televisioni, perché l'importante è che il segnale, mi dispiace se è una televisione, ma è così, sia sempre acceso, poi chi se ne frega se il tifoso va o non va allo stadio. Ma credo che a livello nazionale poi sia stato non amplificato un aspetto, cioè è giusto, bisogna assolutamente scendere dai falsi moralismi, sostenere che quello che hanno fatto i tifosi nocerina, ripeto, se l'hanno fatto, io sono stato in parte testimone perché l'evento si è verificato insomma 10-20 metri da casa mia, tu sei di Mercato San Severino, l'hotel Mediterraneo è 10-20 metri da casa mia, e quindi ho potuto constatare che c'è stato un movimento davanti al pullman della Sanitana. Non posso e non ho potuto constatare che ci siano state delle minacce, perché direi il falso. Una cosa grave è che comunque questa testa del tifoso ci ha dimostrato, non solo oggi, perché poi a livello nazionale ci si sveglia e si dice la testa del tifoso oggi ha fallito, ma ha fallito probabilmente anche a livello internazionale, se ci ricordiamo quell'energumeno, perché non ho altre accezioni, quell'energumeno che veniva dalla Jugoslavia in Jugoslavia Italia, quella è la dimostrazione di come anche all'estero il territorio italiano venga dominato dai colonizzatori. Ho detto tutto. Andrea, il questore De Jesu ieri dopo la partita ha detto non è successo niente, i miei 150 uomini sono stati perfetti, quello che hanno fatto l'ha fatto la Nocerina e i suoi tifosi sono rimasti a Nocera. Un po' troppo semplificatorio probabilmente il questore. No, sottoscrivo quello che il servizio di Antonio, che è stato preciso e perfetto, sottoscrivo anche quello che ha detto il collega a fianco. Su De Jesu io ho una mia idea, che forse sarà anche controcorrente, ma secondo me il 70% delle responsabilità di quello che è successo ieri è colpa di De Jesu, del questore di Salerno De Jesu, che ha vietato ai tesserati della Nocerina di andare a seguire la trasferta di Salerno. L'altro 30% invece è la società della Nocerina, che doveva non far scendere in campo, evitare questa farsa che c'è stata poi sul terreno di gioco dello stadio Arechi. Attorno allo stadio non è successo niente, però forse il questore di Jesu dimentica o non è andato a controllare a Via Allende cosa stava succedendo nello stesso momento. C'è stata una barricata fatta dai tifosi della Sanitana a vietare qualunque ingresso nella città di Salerno da parte di eventuali o pseudo tifosi della Nocerina. Insomma, c'era un clima attorno, e poi il dottor De Jesu dovrebbe spiegare perché i tifosi del Verona sì, perché i tifosi dell'Avellino sì, perché i tifosi del Napoli sì, che sono tifoserie, diciamola così, più cattive e più numerose anche di quelle della Nocerina, potevano andare e sono andate allo stadio Arechi, e quelli della Nocerina no, che poi erano in 1000 quelli tesserati della Nocerina. Il questore di Salerno non riusciva a controllare 1000 tifosi della Nocerina allo stadio Arechi? Mi sembra assurdo. Il problema è quello o no? Cioè, il discorso è questo: andavano per vedere la partita? Oh, perché è uscito uno striscione subito dopo. Se sono tesserati vuol dire che sono controllabili. E allora vuol dire, io quei 1000 lì so chi sono, li posso andare a prendere tranquillamente. Allora il discorso andare. Quando gli hanno detto dei 20 pullman da dichiarare in prefettura, non è arrivata questa. Io, se avessi una agenzia di pullman, non la metterei mai a disposizione di queste cose. Ma infatti non hanno ragione. Non sarebbe mai stata possibile una cosa del genere. E si organizzava in modo diverso, si metteva i veronesi, che sono rinominati come la tifoseria più cattiva tra virgolette dell'Italia, a Salerno, sì. E i nocerini che sono così cattivi? Sergio, pullman o non pullman, i tesserati sono registrati tutti quanti, hanno fatto una tessera del tifoso, che praticamente tu sei registrato, ti vengono a prendere subito. Poi io mi ricordo, io sono tifoso del Napoli, sai, il Napoli l'ho seguito tutte le parti, a Salerno mi ricordo un Salernitana Napoli misero i container. Se mi ricordo, mi sbaglio, siete presenti voi, che Napoli, Salerno, che deve succedere la fine del mondo, i tifosi della Nocerina contesta, che l'hanno fatta fare questa tessera del tifoso? In Italia è una vergogna, perché è l'unico paese dove è vietato andare a vedere le partite in trasferta, l'unico, come diceva prima Viani, con la nazionale sono venuti dall'estero, hanno fatto i padroni e fanno i padroni, io non mi ricordo, l'ha detto hanno fatto i padroni, non gli hanno fatto nulla, solo in Italia gli stranieri vengono a fare i padroni, le tifoserie straniere. Noi invece, tra di noi, no, il questore, perché 1000 persone, 1000 tesserati, non li poteva controllare che loro sono schedati. E che l'hanno fatto a fare la testa? Antonio, la tua opinione? Ma la mia è leggermente, anzi, di gran lunga diverso. Io credo che esistano due tipi di partite, cioè un evento sportivo, era la partita Salernitana-Nocerina, poi esiste una questione di ordine pubblico. Un questore ha il dovere
prima che il diritto, di assicurare l'ordine pubblico. Lì non lo poteva assicurare, evidentemente. Ma come non lo può assicurare, Antonio? Allora, se uno ha la tessera del tifoso, sono 1000 persone, sono schedate tutti quanti, tessera del tifoso, la partita non si disputava, la partita non si disputava nello stadio. La partita si disputava all'esterno dello stadio. Qui si sta parlando di qualcosa che sarebbe potuto accadere all'esterno dello stadio, tant'è che c'erano delle ronde all'esterno dello stadio, alla caccia del tifoso. Scusami Antonio, quindi quando dice Andrea, un attimo, dice Andrea, c'erano i tifosi della Salernitana che hanno fatto una muraglia dei posti di blocco, allora la decisione del prefetto e la decisione del questore è stata giusta per evitare... Per evitare il contatto perché se tu hai 1000 tesserati, 1000 partono da Nocera, sono 20 pullman, giusto? 50 persone, sono 20 pullman. Tu, questore, 1500 agenti, ogni pullman 50-60 agenti, praticamente scortati da Salerno allo stadio, per me non succede nulla. Per te non succederà nulla. Esiste evidentemente un osservatorio. Col Verona c'erano le possibilità di garantire quello che con la Mancini non c'era. Che sono in minoranza, non c'era. Prende determinate decisioni ha il dovere, prima di qualunque altro avvenimento, come era quello calcistico, di assicurare l'ordine pubblico. Lì evidentemente non lo poteva assicurare. Siano delle responsabilità di chi ha voluto determinati campionati, li voglia in un certo modo, e poi ci sia da parlare della cultura sportiva. Siamo tutti d'accordo, ma in quella circostanza devono abolire la tessera del tifoso, perché se io mi faccio la tessera del tifoso, io devo andare a vedere le partite ogni domenica. Valentino. Sergio, posso dirti la mia? Ah. Allora, io condivido in parte il ragionamento di Emanuele, perché io ricordo un derby che fu ai tempi di tra Battipagliese e Bolitano, e lì io mi ricordo che che è successo quello che è successo ieri, ma non è di Nocera, vabbè, però giustamente da sportivo appassionato il discorso di viene morto il calcio, ritorniamo al discorso. Però dicevo comunque dinanzi allo stadio Passano c'erano 500 agenti. Allora io te la pongo diverso, tu hai detto prima è morto il calcio, fammi capire se succedeva il morto lì davanti venendo i tifosi della Nocerina. Allora, per colpa dell'uno o dell'altro. Partiamo dal presupposto persona. Io credo che allora, se un tifoso della Nocerina ha sottoscritto la destra, ha tutto il diritto di mettere piede all'interno di qualsiasi impianto sportivo. In Italia leggi si fanno, ma non si rispettano. Bravo. Certo. Allora si abolisce la destra. Allora, eliminiamo le prefetture, eliminiamo gli organi giudicanti. La testa del tifoso è stata una doppia sconfitta. Per il calcio e per i tifosi, perché comunque diciamo anche per quanto riguarda la destra bisognerebbe... Valentino, ma se c'è una questura che prende una decisione, perché questa decisione non va rispettata? La questura si deve attenere alle leggi. Evidentemente la questura è detto così. E comunque, sì, va benissimo, però comunque allora un tifoso, ripetiamo, un tifoso della Nocerina che ha sottoscritto la destra ha tutto il diritto di andare allo stadio, guardarsi il suo derby, tanto è schedato, non ha precedenti penali, perché ricordiamo che per sottoscrivere questa benedetta tessera ha il dovere di far andare le cose come... Ok, allora tu questura, tuteli, tifoso che ho sottoscritto la tessera e mi fai accedere all'impianto sportivo. Oppure falla perché io ricordo ai tempi, Battipagliese e Bolitana per una partita di Serie D c'erano più di 500 agenti. Sì, ma non è obbligatorio. Quindi, se tu controsenso sull'autostrada non ci puoi andare perché stanno facendo i lavori, tanto per dire, non ci vai perché così hanno deciso. Allora fa la porta chiusa, Sergio. Certo, la deve fare a porte chiuse. E questa è una porta chiusa. A porte chiuse cosa? A porte chiuse qui si sta parlando di un evento sportivo. Ma i problemi non erano all'interno dello stadio, i problemi sarebbero potuti avvenire fuori dallo stadio. Quindi la porta chiusa cosa? Se è all'interno dello stadio,
sarebbe successo nulla, all'esterno probabilmente. Ma se da 10 giorni le due tifoserie se ne stavano dicendo di cotte di crude, noi non stiamo dicendo se le dicono, Sergio, in Italia tutte le tifoserie contro se le, pure Verona e Napoli se le dicono, non c'è, che sono molto più pericolose, credo, di Salerno e Nocera, credo io. Ma la questura si sono disputati derby importanti come Roma-Lazio oppure altri, che Roma-Napoli, Genoa-Sampdoria, che i tifosi purtroppo hanno fatto pure quello che hanno fatto. A Mercato San Severino, dove diciamo che la tifoseria è un po' divisa tra le due anti salernitani e pro salernitani, come hanno commentato, visto che poi il fatto vero si è verificato a Mercato San Severino, perché le presunte, dico presunte minacce dei tifosi sarebbero avvenute in questo albergo di Mercato San Severino? Ma hanno commentato ovviamente considerando e mettendosi nei panni dei giocatori della Nocerina, perché onestamente, così come nella testa del tifoso, la vedo in questo modo: la legge c'è, però sostanzialmente gli organi preposti a farla applicare hanno anche un po' le mani legate, perché io mi metto nella testa di ragazzi diciottenni, diciannovenni, se è vero che sono stati minacciati, nello scendere in campo per forza. Il questore poteva ovviamente tutelare, perché così è successo, lo sai meglio di me, che poteva tutelare, ovviamente a quel punto dovevi giocarla per forza la partita, perché c'erano i tifosi della Salernitana fuori, un rischio di comunque di contatto, tifosi dentro che nel frattempo alla stregua dei giocatori, quello è uno spettacolo indecoroso, fortunatamente, sottolineo, un encomio ai tifosi della Salernitana che potevano, defraudati dinanzi a questa pantomima, perdere la testa, e non è successo, perché hanno fatto bene, perché in questo modo si evince un difetto di organizzazione da parte della Lega, poi se vuoi ci arriviamo. Però il problema è questo, che sia nella prevenzione che nella repressione del fatto, sostanzialmente questore, istituzioni preposte hanno le mani legate, non te lo verranno mai a dire, perché ovviamente sarebbe una dichiarazione grave, ma è così, così come hanno le mani legate società della Nocerina, che pure si è comportata per quanto mi riguarda in modo dilettantistico, però la si può anche capire, tra virgolette, perché chi va a parlare con questi tifosi se la Nocerina fosse scesa in campo, chi va a orchestrare la difesa pubblica, l'incolumità pubblica personale a Nocera se si gioca la partita, il questore non può tutelare, la difficoltà a tutelare una manifestazione sportiva, l'ordine pubblico, figuriamoci a Nocera. Quindi questo ci deve far riflettere. La regia sta mandando in onda sui monitor questo striscione che ha indispettito in una maniera incredibile il pubblico di Salerno, e si dice che è uno striscione che andava autorizzato, l'aeroplano va autorizzato dalla questura. E infatti sono stati messi proprio questa mattina dalla questura dei DASPO nei confronti di coloro che hanno noleggiato questo aereo, anche se, ti ripeto, anche in questo modo mi sa tanto di andare a colpire nel mucchio, cioè colpire chi ha organizzato questo volo. Onestamente è un messaggio subliminare, chiamalo come vuoi, ma andare a colpire mi sembra andare a colpire il superfluo, senza, perché mi dà una sensazione di sparare nel mucchio senza poter andare a colpire effettivamente se ci sono stati responsabili quest'ultimo. Giusto per fare rumore, questo esatto. Intendi. Questo. Esatto. Noi ritorneremo su questo argomento anche dopo la pubblicità, perché naturalmente poi scenderemo, vediamo che cosa rischia realmente la Nocerina, perché apparentemente, o meglio regolarmente, rischia niente, lo 0-3 a tavolino, però qui sono pressioni da tutta Italia per estromettere questa Nocerina dal campionato, e vedremo se ci sono le condizioni per estrometterla, se ci sono le motivazioni. A dopo. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante, calzature e pelletterie, a Vallo della Lucania, in via Angelo Rubino, e ad Agropoli, in via Pio X 70. Infante Calzature,